Ciao ragazzi, sono Mystix, Ad Video Production. Oggi finalmente è uscito il nuovo Guitar Rig 6 della Native Instruments. Avevo già fatto video sulle mie prime impressioni, non su esattamente il plugin, la standalone application, ma su il video che avevo presentato, quindi sulle features che ci sarebbero state. Ad alcuni è piaciuto, ad alcuni non è piaciuto. Oggi è uscito realmente il software, andiamo a testarlo insieme. Ok, prima di iniziare, se vi interessano i contenuti di questo tipo, vi suggerisco di iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto, attivate sempre la campanella, mettete su tutti, così ricevete tutte quante le mie notifiche in tempo reale. Potete seguirmi anche su Instagram, dove sarò molto più veloce a postare, a chattare con voi, perché potete scrivermi direttamente in chat su Instagram e rispondo a tutti quanti. Se siete invece interessati a mixaggio e mastering, ho un canale Patreon, trovate in descrizione il link e lì potete trovare diversi tutorial su mixaggio e mastering, quindi un pochettino più dettagliati di quello che troverete qua su YouTube. Andiamo subito a provare il software. Allora, innanzitutto andiamo anche a scaricarlo, perché io non l'ho ancora scaricato, lo provo in anteprima con voi, quindi non so ancora come si presenterà. Allora, qua possiamo scaricare la demo, quindi andiamo a cliccare demo. Ok, vi mando il link direttamente al vostra mail. Boom! Ok, il link è arrivato, possiamo scaricare direttamente Mac. Dice la connessione è privata, bla bla bla. Sì, per noi è sicuro. Scarichiamo. 5 minuti, 683 megabyte. Non male per una demo. Ok, possiamo installarlo. Continua, continua, continua. Accetta, continua. Anzi no, fammi vedere, fammi vedere. AX non mi serve. Audio units, continua. Continua, installa. Passwordina, installa. Guitar Rig 6. Guitar Rig 6. Ammazza quanti caricamenti. Questi dovrebbero essere tutti quanti i preset che ci sono all'interno. Sì, ha finito, ha caricato. Ok, qui possiamo vedere l'interfaccia. Al momento ho caricato la versione standalone. Vediamo un po'. Magari è meglio accordarla prima, quindi proviamo subito il tuner. Quindi andiamo su tuner. Ok, non è che prenda molto bene. Non è sensibilissimo, devo dire. Devo proprio suonare forte. Non è tanto sensibile. E pure un humbucker, non ho un single coil. Con 0 dB sulla scheda audio io ho meno 24 dB di picco, quindi in teoria dovrebbe sentirlo, ma entra molto basso il volume. Allora, andiamo a vedere un attimino l'interfaccia. Diciamo che l'interfaccia è molto molto simile a quella di una volta, un pochettino di upgrade sono stati fatti. Abbiamo sempre qua sopra le principali tool, quindi tuner, metronomo, tape deck pre, il post, come sempre. Possiamo anche togliere se non ci interessa. Qui abbiamo il global FX. Ok, queste sono le macros. Se non sbaglio non c'erano nella vecchia versione, quindi possiamo andare a controllare magari più effetti con un solo pomello. Ok, not bad, not bad. Ok, allora da questa parte invece abbiamo il nostro browser. Input source, possiamo andare a scegliere che tipo di effetto vogliamo, quindi se un basso, un drum, guitar, perché ovviamente Guitar Rig 6 può essere utilizzato anche con altri tipi di strumenti, quindi magari posso collegare la mia tastiera e utilizzare degli effetti. Tipo di effects type, quindi possiamo caricare i nostri classici stone box oppure amp cabinet, character, possiamo scegliere che tipo di carattere vogliamo, quindi se è più hard, rhythmic, più soft o cose del genere. Amplifiers, tutti quanti gli amplificatori che abbiamo, i generi, principali generi, artisti, perché ci sono già dei preset creati dagli artisti, appunto. Innanzitutto andiamo a scegliere un po' di preset a caso e sentire come suona, poi andiamo a vedere proprio le novità. Ok, il primo di tutti. Thank you.
Ok, questo è uno dei amplificatori nuovi che ci sono. E devo dire che non è affatto male in realtà. Così, subito di primo acchito mi verrebbe da mettere magari un Tube Screamer, quindi andiamo a cercarlo. Come andiamo a cercarlo? Input sources? No. FX type. Ok, FX type, che tipo è? Dinamico, se non sbaglio. Compressors, gate o multiband? No. It's a distortion. It's a distortion. Ok, distorsore. Overdrive. Mi piacerebbe avere però la videata, ecco, forse qua, components. Oh, ok, questa è la videata classica che mi ricordavo. E possiamo andare a scegliere su distortion. Ok, mi fa vedere solo distortion. Ecco, mi piacerebbe vedere però già il pedale in sé, perché è più facile l'individuazione per me di quello che voglio andare a scegliere. Ok, allora, lo prendo, drag and drop. Lo sbatto qua. Ok, lo setto come un boost, quindi tanto volume, tanto tono, no drive, abbasso il gain, magari dell'ampli. Allora, lo tolgo un attimo, lo settiamo. Devo avere un sound crunch nel mio amplificatore. Ok, attacco il boost. Magari un pochettino di più. Qua non mi piace che crippa. Andiamo a scegliere altri preset a caso. Basic Chicago. Metal Call Stereo. Ah, ci tremolo. Ok. Male sto suono, secondo me è stato leggermente rivisitato questo Runfire. Suona diverso da come me lo ricordavo. Ok, proviamo Modern. Sembra quasi come se ci fosse un fuzz sotto. Proviamo a saturarlo. Much more. We'll be right back.
magari un po' più di basse. Ah, ok, per cambiare cassa abbiamo queste due freccette. Room A e B. Mi sembra che cambi proprio il microfono. Come facciamo a vedere i microfoni? Come? Control Room, Control Room Pro, Matched Cabinet Pro e Matched Cabinet. Differenze? I don't know. Control Room Pro. Ok. Allora, andiamo a togliere questa. Per toglierla trasciniamo di qua. Ok. Abbiamo questa Control Room Pro. E finalmente vediamo la videata, appunto, di cassa e microfono. Ok, possiamo scegliere la cassa che vogliamo. Ah, possiamo anche selezionarci diversi tipi di combinazioni. Quindi proviamo magari un... Modern Ribbon Cap Edge. Ok, possiamo spostare. C'è solo Cap Edge. Magari con altri tipi di microfoni c'è solo Cap Edge. Troppo alto. Ok, proviamo a crearci un preset, vediamo se è veloce e come suona. Allora, innanzitutto scegliamo un amplificatore. Vado a scegliere il nuovo amplificatore che hanno messo per chitarra, quello che mi piace di più. Andiamo su Components, Amplifiers, Fire Breather. Ok. Vado a mettere l'input a 0. Passo un po' il volume. Allora, vado a settare un po' come settaggio da meta. Quindi alzo un po' il gain, apro i midi, apro i treble. Vado magari a togliere un po' di room. Mi vado a mettere un tube screamer, quindi vado su distortion, screamer e lo piazzo qua sopra. Lo setto come un boost, quindi no drive. Ha proprio una bella pasta questo nuovo ampli. Mi piace. Allora vado a mettermi magari un impulse response. Quindi vado a togliere questa cassa innanzitutto. La muto e quindi suonerà solo l'ampli. Ok, davvero orribile. Quindi vado a scegliermi un impulse response. Come vado a scegliere un impulse response? Vado a scegliere il reflector. Ok, lo piazzo qua in basso. E vado a caricarmi i miei impulse response. Quindi open IR. Vado a scegliermi il mio folder, quindi la cartella dove ho tutto, il mio hard disk esterno, materiale produzione, impulse response. Ok, e posso scegliere già quello che voglio, tipo David Laboga, Vintage 30. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistare questi impulse response che vado a utilizzare. Li ho fatti nel mio studio con diversi microfoni. Con la cassa David Laboga Vintage 30 e vado a scegliere S Electronics numero 1. Vado a mettere il dry a 0, ovviamente, il wet al massimo perché voglio tutta la mia cassa. (Sussurra)
magari un pochettino più di gain. E qua posso andare a scegliermi anche tutti quanti i miei impulse response da questa cartella o cambiare tutte le cartelle che ho io. Quindi posso scegliere un Air Orange con G12 T75 speaker, AKG magari, e poi posso scegliere la posizione, tipo 2. Vado magari a mettere un riverbero che già me lo proponeva, RC48, lo fichiamo qua sotto. Bello, bello, possiamo aumentare un po' i sides, togliere un po' di basse, high cut, dump, ok. Cambiamo impulse response, un mesa boogie. Tutti quanti questi impulse response li potete trovare, come ho detto, in descrizione. Facciamo con un Audio Technica. Vado a scegliermi la posizione. Tolgo un attimo il riverbero. Ok ragazzi, questo era il Guitar Rig 6. Conclusioni. Allora, mi piace molto questo amplificatore nuovo, il Fire Breather. Non sentivo la mancanza del Chicago, che è un amplificatore un po' così, un po' pulito, ma tanto amplificatori puliti ce ne sono tanti, quindi non sentivo molto la mancanza di quel Chicago, a differenza di questo Fire Breather, che ha una pasta nettamente superiore rispetto agli altri amplificatori British che già erano presenti all'interno di Guitar Rig 5 e Guitar Rig 4. Piace molto la pasta sonora perché assomiglia molto a un Friedman. Secondo me suona molto come un Friedman, quindi come un amplificatore British, non tanto marshalloso, ma molto più come un Friedman. Hanno migliorato qualche cosa a livello di suono, sicuramente l'amplificatore Rammstein suona nettamente migliore rispetto a prima. Altre cose però sono rimaste invariate, quindi rimango sempre più o meno della mia idea, nel senso che dopo 9 anni di sviluppo potevano fare sicuramente di più rispetto
a quello che hanno fatto. Ci sono tre amplificatori, c'è un amplificatore per basso che non vi ho fatto vedere, il Bass Invader finalmente c'è, l'hanno sviluppato, quindi bene. Però dopo 9 anni potevano implementare qualcosa di più, spingere più verso la modernità. Non mi piace tanto la visualizzazione così a blocchi, che è rimasta comunque quella di Guitar Rig. Preferisco la visualizzazione moderna, magari vedere subito la mia catena, quindi amplificatore, i miei stone boxes prima, vedere appunto il routing. Preferisco vederlo così visivamente rispetto che una catena di questo tipo, e rispetto anche andare a scegliere i miei componenti. Quando clicco su components mi vado a vedere tutti quanti questi componenti in questo modo qua. È un pochettino più difficile andare a vedere, a capire subito di cosa stiamo parlando. Va bene, possiamo andare noi a categorizzarli, quindi scegliere la categoria e vediamo subito cosa sono, però un impatto visivo un pochettino di com'è effettivamente il pedale che andiamo ad inserire, o piuttosto che l'amplificatore, piuttosto che il tipo di effetto, vedere subito non solo la scrittina ma visivamente che tipologia di effetto stiamo andando a inserire, sarebbe più veloce, secondo me, per me almeno è più intuitivo andare a capire che cosa stiamo facendo e come trovare subito il nostro pedale piuttosto che un amplificatore o cabinet. Il tuner non tanto sensibile, dobbiamo alzare molto il volume qua dell'entrata per poter far sentire bene al nostro tuner, cosa che non mi capita con tutti gli altri tipi di sia di hardware come ad esempio il Kemper, o anche altri tipi di software. Nomino qualcosa tipo Neural DSP, che mi trovo molto molto bene, sono molto sensibili. Questi invece ho bisogno di tirare dentro molti molti dB per farlo, per fargli sentire qualcosa. Quindi qualcosa deve essere implementato, secondo me. Resto comunque della stessa idea, purtroppo questa è la mia idea e questa rimane. Ci sono stati appunto degli improvement, quindi degli sviluppi, però 9 anni, quello che è stato fatto secondo me non basta. Link in descrizione se volete provare la demo, vi lascio il link in descrizione di tutti quanti i miei impulse response che ho utilizzato in questa demo. Potete andare nel sito a vedere altri impulse response se siete interessati. Come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un piace, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!